Ok, secondo episodio di questo videoblog, fatblog, fatcast, come vogliamo chiamarlo. Questa sera, invece che parlare della solita antropologia, della vita sociale notturna, visto e considerato che questi footage che mi sono intrippato di fare di recente sono sempre a delle ore, come l'orologio là sopra indica, le 3:30. Beh, un pochino più presto questa volta, non sono le 4, che strano. Sono sempre a seguito di serate musicali, di DJ gigs o comunque di vita mondana. E visto la vicinanza di Biella potremmo anche dire vita mondina, però non andiamo sul riso facile. Quindi questa sera è stata una serata piuttosto tranquilla e ho deciso che mi terrà compagnia questo nuovo giocattolino che ho preso di recente, che è un, si può dire, si può fare pubblicità nei videocast, io la faccio. Della Native Instruments, gli addetti ai lavori l'avranno riconosciuto, l'F1, che adesso stasera è solino soletto, in genere lo accoppio a un altro giochino, a un S4, sempre della Native Instruments, per utilizzare i remix decks di Traktor. Quindi, visto che ci si annoia a mettere un disco dopo l'altro, è meglio anche fare delle cose più interattive, quindi sulla propria musica, nonché anche sui pezzi altrui, perché non mixare loop, fare un po' di psano e stimatissimo bordello. Questa sera qui Solino Soletto ho deciso che terrà compagnia come drum machine. Anche perché, diciamo, nei cabaret di una volta, nei tabaren, no? C'erano queste orchestrine con il batterista che faceva le rullate, no? Per sottolineare quando bisognava ridere, quando c'erano le battute. Quindi, visto che sono Solino Soletto, posso anche darmi gli stacchi da solo, no? Oppure fare dei quiz, come ad esempio, pensiamo un po'. Diciamo un po' per gli addetti ai lavori, no? Qual era quel genere musicale from UK, assolutamente britannico, che era venuto fuori come boom, come gran moda attorno al 2000, fra il 99 e il 2001, dove la ritmica faceva quasi sempre così. Eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, do un aiutino. Il genere è composto da due parole. La prima parola è un numero. Commentate le risposte se qualcuno cagherà questo quiz. Eccetera, eccetera. E poi diciamo anche un'altra cosa: perché bisogna sempre parlare di qualche cosa di preciso? Quindi, questa sera non è successo nulla di troppo particolare e non parliamo di nessuna cosa in particolare nella sua casualità, no? Quindi un discorso che non ha né capo né coda, potremmo anche mettere nei tags di YouTube magari degli hashtag totalmente casuali, visto che non stiamo parlando di una cosa precisa. Potremmo mettere degli hashtag tipo fisioterapia, tipo mestolo, tipo mozzarella in carrozza, tipo grattiamo il parmigiano. No, grattiamo il parmigiano lo uso troppo spesso, non sarebbe pertinente. E quindi perché parlare sempre di qualcosa di preciso? Come la bellezza intrinseca di mettere un hashtag casuale come mestolo, potrebbe anche esserci la bellezza intrinseca di fare un discorso solo per la bellezza delle parole, perché magari mestolo, nelle sue S, nelle sue T, ha quella scoppiettatura di pronuncia che potrebbe riempirci la bocca e darci tanta soddisfazione, senza che questo abbia per forza di cose un senso. Oppure potremmo buttarci sui meandri di questo F1 e sentire che suoni riserva la pagina 2 o la pagina 4. Sentiamo la pagina 4, che roba ha. Ah, un po' di beatbox.
Meditate, il ritmo è lo stesso che ho fatto prima, quindi come si chiama questo genere? Non si chiama mestolo, non si chiama grattiamo al parmigiano e non si chiama neanche fisioterapia. Due parole, la prima è un numero, la seconda non si può dire. Buonanotte.